Benvenuti ad una nuova puntata di Tennis in Pillole. Questa sera con me, come sempre, il fur d'Abruzzo, l'opinionista Marcello Padovano. Buonasera. E con noi anche due rappresentanti del Circolo Tennis Chieti, il presidente Ennio Marianetti. Buonasera a tutti. E il maestro Paolo Cartuccia. Buonasera a tutti. Allora, la prima persona che, tra virgolette, interroghiamo è Ennio Marianetti, ma lo faccio perché qui sono arrivate delle provocazioni nelle scorse puntate. Dunque, c'è stato detto che qualcuno, il tuo maestro, quindi lo puoi sempre licenziare, no, ha vinto una partita che si ricorda di aver vinto molto agevolmente, 6-0, 6-1. Non so che anno, può essere questo scontro andato a finire così male. Io questa partita non me la ricordo. Giustamente. Si è verificato, però sinceramente l'ho cancellata totalmente questa partita, quindi diciamo che è vero, ma va bene, dai. Marcello, tu sai dell'esistenza di questa partita? No, non lo so, non c'è conoscenza. Sono una conoscenza l'altra volta. Non si sbilancia. Allora, io invece voglio sapere da Paolo Cartuccia pregi e difetti del suo presidente, senza rischiare licenziamento. Esatto, diciamoci piano. Intanto vorrei dire che quando uno perde una partita così, chiaramente se la dimentica. E pregi, devo dire che è una persona molto gentile, goliardica, e fa un sacco di convivialità all'interno del circolo e crea molto entusiasmo all'interno del circolo. Difetto, fa ogni tanto un po' di casotto, però è solo sopportabile. Allora, li vogliamo bene. Ennio può replicare e dire invece i pregi e i difetti di Paolo Cartuccia. Ma Paolo è a Chieti da, questo è il secondo anno, devo dire, non ci sarà più al terzo. Lui è diventato un valore aggiunto perché ci ha dato qualcosa in più a livello tecnico, soprattutto organizzativo, e ci ha fatto fare un bel salto di qualità come scuola tennis, corsi per adulti e quant'altro. Quindi io sono felice di averlo tra noi e spero di aver aperto un ciclo con lui che duri ancora per molto tempo, perché i risultati si vedono soprattutto da un punto di vista umano, perché abbiamo un ambiente sano, una scuola che tecnicamente sale, numericamente i numeri aumentano sempre di più, quindi sono felice di aver fatto questa scelta e spero che andiamo avanti ancora per molto tempo. Marcello, in effetti i numeri stanno salendo del Circolo Tennis Chieti, si vede che comunque stanno facendo un buon lavoro anche con i ragazzini. Certamente, i numeri comunque è un periodo molto favorevole al tennis, salgono numeri ovunque, su qualsiasi categoria, sia per i ragazzini che per gli adulti. Ma il Circolo Tennis Chieti ha sempre avuto una scuola valida e adesso con Paolo ancora lo è ancora di più. Avere un maestro di tennis che insegni e gioca ancora ad ottimi livelli è molto importante. Per una scuola tennis è molto importante dare l'esempio ai propri allievi. Parlando di tornei, si svolgerà il Lemon Ball, sicuramente dall'Abruzzo andranno diversi ragazzi. Parecchi, tanti, devo dire. Già per esempio nella zona dove io navigo, per esempio Vasto, andranno sicuramente Luca La Palombara, Alessandro Scalzo e Prisciantelli, Michele Prisciantelli sicuramente, ma sicuramente andranno altri da Pescara, per esempio c'è Sciacca sicuramente che andrà, tanti altri, non so se da Chieti c'è qualcuno che forse andrà. Ma giusto un paio di ragazzi, però sì. Noi stiamo lavorando molto sul settore un pochettino prima, quello del mini tennis, che diciamo adesso è fermo, però che è essenziale nelle scuole tennis, è essenziale. Il mini tennis è essenziale, sì, come avviamento. Avete avuto invece delle giocatrici anche che si sono ben... Ma io il Lemon lo conosco bene perché nei tempi in cui Paolo Cartuccia era under faceva il Lemon Ball, io avevo delle ragazzine che giocavano molto bene e addirittura una di loro arrivò anche in semifinale un anno, ma è stato un risultato eccellente, nonostante che il Lemon Ball degli ultimi anni sicuramente è sceso un po' di livello, perché la partecipazione, come anche se parliamo di un torneo di una portata enorme,
e quindi l'ho vissuto bene, me lo ricordo benissimo, sono andato tanti anni a fare giù, su e giù, Chieti Roma, tutti i giorni, e devo dire che mi sono divertito molto, mi sono tolto anche qualche soddisfazione. E sono quelle buone occasioni che dicevamo, Paolo, in cui i ragazzi hanno modo anche di conoscersi tra di loro e interagire per crescere. Beh sì, assolutamente, poi l'Erombo come torneo che coinvolge tutta Italia è ancora più bello, dove esci un attimo dal tuo piccolo territorio abruzzese e conosci anche altre realtà al di fuori. Voi maestri dovete continuamente aggiornarvi perché il tennis cambia di anno in anno. Quanto è cambiato già ad esempio da quando ti allenavi tu da piccolino ad adesso? Beh, è cambiato tanto, è cambiato parecchio e cambierà sicuramente ancora. Un esempio su tutti, quando io ero un pochettino più piccolino, avevo 12 anni, il servizio, il primo colpo, il servizio venivano usati tra virgolette per iniziare il gioco. Adesso invece il servizio e il primo colpo dopo vengono utilizzati per finire il gioco, o direttamente dal servizio o con la palla dopo. Marcello, quanto è cambiato questo tennis? Tantissimo. Dal punto di vista federale? Tantissimo, anche a livello federale, in un modo esponenziale negli ultimi 15 anni. C'è tanta ricerca sia a livello di scuola nazionale maestri, per esempio, che c'è proprio un centro studi per verificare la bontà degli insegnamenti che vengono dati e quindi sulla scorta di questi risultati fare aggiornamento poi ai maestri, portare alla base il risultato di questi studi. Ma anche a livello giovanile, per esempio, spesso e volentieri si sentono delle critiche sulla federazione. Che cosa ha tirato fuori la federazione in questi anni, eccetera. Ma la federazione non ha il compito specifico di creare di suo il campione. La federazione, a mio giudizio, ha il compito di mettere in condizione i giocatori, i ragazzini, le scuole, i circoli, di svolgere attività. Quando io mi sono avvicinato a questo sport di tornei giovanili ce n'erano pochissimi, molto pochi. Oggi di tornei giovanili ci sono tantissimi. Basta pensare, per esempio, che in anni normali, non parliamo del 2000, ma anche il 2020, tornei kinder, per esempio, in Abruzzo se ne fanno 5, 6, 7. Si fa per esempio il torneo a livello nazionale, i tornei quelli della macroarea, che sono tornei importantissimi, sono tutti tornei organizzati dalla federazione, in modo che addirittura, devo essere sincero, se un circolo nell'ambito dell'anno sportivo ha in animo di organizzare un torneo giovanile improprio, ha grandi difficoltà a trovare una data. Perché se oltre alle date che si fanno nell'ambito della nostra regione, ci sono date già programmate nelle regioni limitrofe. E siccome qua sia Paolo Cartuccia che il presidente Marianetti possono essermi d'aiuto, le programmazioni dei tornei dei ragazzi della scuola tennis si fanno a monte. Marianetti. Quindi si programmano anche le uscite sulle regioni vicine. Ecco, parlando di programmazione, interroghiamo Marianetti. Io penso che in questa fase critica la dobbiamo trasformare in fase positiva. Soprattutto in fase di programmazione, come dice Marcello, perché in questo periodo si programma la stagione successiva. E devo dire che noi come circolo, come associazione sportiva tennistica di concerto col maestro, stiamo cercando di pianificare anche un buon qualche torneo di giovanile di rilevanza nazionale. Vediamo se riusciamo a tenere qualche data, però spero ardentemente di arricchire la nostra attività anche con un torneo giovanile di livello, oltre che puntiamo ai nostri soliti tornei quali l'Open Lanzarone e qualche
altro open, vediamo le prequali BNL se le riusciamo a rifare, però insomma io sono proiettato fortemente alla stagione prossima. Tra l'altro in questo nuovo periodo al circolo stiamo anche costruendo un punto ristoro che dovrebbe finire la settimana prossima, appunto per incrementare e incentivare l'attività anche e soprattutto sociale dei nostri frequentatori. Quindi è un periodo in cui veramente stiamo pensando al futuro, cercando di superare e di dimenticare questa fase un po' critica. L'altro giorno parlavo forse con Paolo o con qualche altro, mai si è verificato un periodo così critico a livello sociale del nostro circolo tennis. È vero. Paolo, come lo state affrontando, i tuoi obiettivi? Ma gli obiettivi sono quelli di intanto di sperare di finire subito il prima possibile questo periodo e poi, insomma, come dicevamo con Ennio, di dedicarci molto al settore giovanile, che è quello che dove parte tutto, no? È la base di tutto. E mi allaccio a quello che diceva Marcello, questo è un momento anche molto favorevole al tennis, quindi insomma è il caso di sfruttare questo momento e ci stiamo dedicando molto alla programmazione dell'anno 2021 sia dal punto di vista di tornei ma anche dal punto di vista anche come scuola tennis per cercare di fare il meglio. Si è parlato di mini tennis, tu ci punti tantissimo, un po' perché anche questi ragazzi devono trovare anche la coordinazione ultimamente, si è visto un cambiamento, manca qualcosa proprio a livello atletico nei ragazzi attuali? Sì, nei ragazzi di oggi rispetto a quelli di tanti anni fa manca la parte dove scendono sotto casa, giocano un po' al cortile, tutta questa parte qua che comunque vuoi non vuoi ti porta a sviluppare delle capacità coordinative. Oggi questa parte manca, tocca a noi farlo, infatti noi all'interno dell'ora di tennis abbiamo anche tutta una mezz'ora di parte fisica, tra virgolette, dove puntiamo più a sviluppare le loro capacità coordinative che oggi un po' mancano. Che è importantissima. Quanto conta anche farli divertire questi bambini? Perché non bisogna puntare sempre solo a fare il campione. No, assolutamente no, il divertimento è la cosa più importante, soprattutto per loro. Non dimentichiamoci che quando tornano a casa, vanno in macchina, la prima cosa che il genitore gli chiede è: com'è andata? Ti sei divertito? Ecco. Ok, quindi io penso che questa sia la cosa più importante. Sicuramente se si divertono, tornano a giocare a tennis e poi sta a noi, che siamo del settore, di insegnare anche la parte tecnica. Marianetti, negli ultimi anni ci sono evolute anche le attrezzature che si possono usare per questi bambini. Ma diciamo che in tutti gli sport, non solo al tennis, la dimensione si mette il bambino sempre più al centro del progetto educativo psicomotorio, quindi io mi ricordo all'età nostra, a 12 anni, giocavo con la racchetta normale, la paglia normale, adesso insomma le dimensioni delle racchette variano a seconda dell'età, le palline da mid, le pressurizzate, paglia normale, quindi diciamo che il bambino viene agevolato ed è come è giusto che sia, perché a livello fisico un bambino non può sopportare lo stesso stress di un adulto, quindi è giusto che a livello di programmazione, a livello tecnico, il bambino sia posto al centro di un progetto educativo psicomotorio dove, come diceva Paolo, dove le capacità coordinative devono essere ampliate e sviluppate in età scolare. Paolo, tu sei maestro da qualche anno, hai seguito il corso, hai fatto gli esami comunque a Roma, un ricordo particolare di quei periodi? Ma in quei periodi ci sono molti ricordi, tra l'altro ho conosciuto delle persone veramente stupende, di cui una su tutte, un maestro di Torino che poi alla fine mi ha invitato anche al suo matrimonio per fare capire quanto siamo degli amici, e credo che il periodo del tirocinio a Castel di Sangro credo che abbia tirato fuori dei rapporti umani veramente importanti tra tutti i maestri, e quindi quello ricordo che comunque è stato durissimo a livello fisico, ma ricordo comunque con molto piacere. Quindi Marcello, importanti anche i tirocini, i maestri vengono seguiti passo passo oggi come assolutamente oggi. Sì, la Scuola Nazionale Maestra è cambiata notevolmente nell'arco degli anni e sono molto più formati sotto l'aspetto, per esempio, l'aspetto mentale, sotto l'aspetto tra virgolette medico. Prima erano solo dei tecnici, dei tennisti,
oggi hanno un bagaglio culturale nettamente più completo. Ecco, Marianetti, favorevole o contrario ad inserire nelle varie strutture, nelle varie società, la figura dello psicologo? Ma io penso che se le associazioni sportive sono veramente davvero agenzie di servizio dello sport, quindi in una fase come questa di altissimo livello anche scientifico è giusto che siano presenti altre figure, non solo il mezzo di tenso, il preparatore atletico, il dietologo, lo psicologo dello sport, anche se, come dico sempre a Paolo, perché ci confrontiamo spesso, ci vuole equilibrio in tutte le cose, perché io vedo delle esagerazioni da parte di ragazzini di buon livello, però considerati di livello altissimo, che non vanno bene. Quindi con un giusto equilibrio, con il giusto buonsenso, il mental coach, lo psicologo, il dietologo sono sicuramente figure che danno qualcosa in più a un processo di crescita di questi ragazzi. Ecco, Cartuccia, mental coach sia per i più grandi che per i più piccoli, se ne sente parlare spesso anche per i tennisti, quelli più forti a livello internazionale, giusto o sbagliato affiancare una figura del genere? Ma io credo che soprattutto per i tennisti di alto livello sia assolutamente giusto, anche perché viviamo uno sport che è molto mentale e in realtà è il secondo sport mentale del mondo e fisico, e a volte ci troviamo a dire tutti quanti dire sì, l'importante è lo sport molto fisico, molto mentale, però poi noi all'interno del nostro circolo facciamo poca preparazione atletica e poca preparazione mentale, quindi è un po' un controsenso questo, certo. Se vogliamo, sono assolutamente d'accordo con quello che diceva il presidente, che ci vuole equilibrio in tutto quello che si fa, quindi insomma non dobbiamo esagerare in tutte queste cose, però già far intervenire una figura come il mental coach, che meglio chiamarlo così piuttosto che psicologo, che a volte può sembrare una parola un po' fraintesa, sì. E il preparatore fisico credo che debbano esserci con le giuste proporzioni a seconda del livello del ragazzo. E Paolo Cartuccia, abbiamo parlato anche di dieta, e quanto è importante invece dare dei giusti accorgimenti, no? Dare dei consigli sulla nutrizione? Beh, con me sfondi la porta aperta, perché io sono abbastanza fissato da questo punto di vista, quindi per me è molto importante, visto che il cibo è insomma un po' il carburante di tutto, e per noi che facciamo attività fisica credo che sia non importante, forse anche di più, quindi fin dalla colazione al pranzo a sera, quindi dare delle linee guida credo che sia molto importante. Quindi tu segui rigidamente? Assolutamente sì. Cosa. Non sgarra mai. La domenica, oppure quando sono con Marcello. Quindi è Marcello che fa sgarra. Anche no. Anche Marcello domenica. Segue, dice. Io sì. O segui il regime fisso. Quindi è colpa del presidente, praticamente. Il presidente invece segue rigidamente. No. Devo dire che Paolo è bravissimo, io sono un po' meno bravo. Ma anche lui è ligio, vedo, mangia integrale, in bianco, veramente bravo. Mi congratulo con lui perché io lo amo. È giusto, è giusto. Per questo. Io purtroppo non riesco a tenere questi standard, anche se ci provo e... No, io sì, invece. Ci crediamo tutti. Io i miei protocolli... Infatti lui fa sempre cibi quando cucina senza le spezie, No. Le mie sono tutte speziate, precise. Quelli che consiglierebbero proprio i nutrizionisti. Ah, scusa, allora, se non ci fossero soggetti come Paolo e come me, no, ci sarebbero delle persone che non venderebbero i loro prodotti. E quindi è giusto che sia così. Lui segue il suo protocollo, io seguo il mio protocollo. Ognuno segue il protocollo suo. Qual è, Marcello? Il mio protocollo è quello dello sport di tavola. Sport di tavola, invece il protocollo di campo. È sport di campo da tennis. È un movimento. È un po' diverso, Marianetti su c'è una situazione particolare in cui mi fa veramente rosicare Marcello quando mi manda le foto del suo brodetto. È vero, quando girando il fatto una cosa che mi manda in bestia, perché l'invidia è tanta e mi fa vergogna, perché veramente non dobbiamo invitarlo. Bisogna invitarlo a Chieti. Ma lo inviteremo, ovviamente cucinerà lui. Così lo metteremo finalmente anche alla prova, in questo senso. Allora, Cartuccia, invece un punto debole tennisticamente del presidente?
un punto debole. Ma loro hanno detto anche che è molto superstizioso. Che... No, no, quello niente, niente di che. Che a proposito di preparazione, che deve lavorare un po' fisicamente, perché gli spostamenti laterali facevano un pochettino un po' di fatica, insomma, però insomma, un gran braccio il maestro. Però insomma. Ma è vero che è forte a rete? A rete è fortissimo, sempre se la pallina viaggia vicino. Esatto. Allora, il diritto di replica al presidente. Io purtroppo sono d'accordo con Paolo, che ho usato pure diverse volte, però non mi faceva fare più di un passo e mezzo. Io mi fermavo, lui correva e potevamo giocare, perché a livello motore, a livello fisico, insomma, qualche lacuna ce l'ho non posso negare. Sotto Natale, Marcello cosa regalerebbe a Marianetti e Cartuccia? A Marianetti? A Marianetti non è facile. Stessa domanda a Marianetti e stessa domanda a Cartuccia, quindi pensateci in chiusura. Allora, a Cartuccia che cosa potrei regalare? A Cartuccia gli regalerei un paio di categorie. No. Di gruppi. Un paio di gruppi. 2-7, 2-5. Accetta volentieri il regalo. A Marianetti potrei regalare. Vuole 7 gruppi. A Marianetti un po' di lucidità organizzativa. In modo tale da andare a sopperire la carenza di cui parlava Paolo prima, che ogni tanto, capite, fa qualche casino, diciamo, tra virgolette. Ma non sarebbe no, però non sarebbe lo stesso. Non sarebbe Marianetti, quindi non so se conviene cambiarlo. No, Marianetti no. Regala a Marcello. Io invece farei lo stesso regalo sia a Paolo che a Marcello. Visto l'ultimo anno, che è stato un anno pesante sotto tutti i punti di vista, soprattutto a livello psicologico, perché questo Covid ci sta un po' stressando, regalerei un sacco grandissimo da aprire per tutto il 2091 con tutte le cose che non abbiamo avuto, con tutte le cose che non abbiamo avuto nel 2020, e io vi faccio un augurio forte di un 2021 bello, vivo e bravo, gioioso. Bravo, voi siete stati un po' affrecciati. Paolo, non ti pare un dizionario? Allora, a Marcello, che gli ho già promesso, gli devo ancora portare, gli regalerò due bel paio di bottiglie di vino da associare sui piatti fantastici. Grazie. E a Marianetti invece no, perché gli regalerei una visita da un bel dietologo. Che magari possa dirle la... No, potrebbe venire da me. L'ispostamento. E così è rovinato completamente. Marianetti, chiudiamo dicendo, visto che qui abbiamo un giocatore della Serie C che l'anno scorso ha fatto questa finale contro l'Aquila, come l'hai vissuta quella finale e che programmi avete anche sulla Serie C? La Serie C dell'anno scorso mi è divertito molto. E avevamo un bel gruppo, anche perché cioè, i rapporti umani non mancano mai. Stiamo parlando l'altro giorno per riprogrammare l'anno prossimo, e l'anno scorso abbiamo perso in finale, quest'anno speriamo di migliorarci e chiusa. Non diciamo niente, chiudiamo le dita. Però noi dobbiamo stare bene dentro e fuori dal campo. Poi se vinciamo va bene lo stesso, se non vinciamo non è successo niente. Però ci stiamo riprogrammando per un'annata sicuramente piacevole e positiva. Visto che stiamo avvicinandoci al periodo di Natale, anche degli auguri di Natale da parte vostra a tutti gli amanti del tennis abruzzesi e magari ai soci del vostro circolo. Marianetti. Io questa mattina mi sono svegliato alle 4:30, ho acceso il cellulare e ho consultato Paolo, confermato. E ho acceso il cellulare e ho rivisto delle foto, nella cena di Natale dell'anno scorso. Che è stata quella cena di Natale, questa ritengo maggiormente di più nel nostro ambiente. Ho rimandato le foto della cena di Natale a tutti, perché abbiamo un gruppo dei Nischieti dove c'è tantissima gente, e ho rimandato queste foto con un po' di nostalgia e anche un augurio di poter tornare a rivivere i nostri momenti veramente piacevoli. Tra l'altro io la cena di Natale faccio un regalo a tutti, l'anno scorso ho fatto 400 regali a tutti i presenti, pensierini ovviamente. Ditegli male al presidente Marianetti. Stamattina ho mandato le foto per un augurio anche scaramantiche per poter rivivere questi momenti.
Marcello, gli auguri ai tennisti. Ma l'augurio è di tornare presto alla normalità. E mando chiaramente gli auguri a tutti i tennisti, ai veri tennisti, non quelli Fasulli, sono pure i quelli fasulli. falsamente Legati a questo tennisti. sport. Quindi a tutti i veri tennisti auguro un 2021 pieno di soddisfazioni sia a livello sportivo che di salute. Paolo Cartuccia. Io faccio un augurio a tutti i tennisti più grandi e piccolini, con la speranza che tutto torni alla normalità e che ci torneremo ad abbracciare presto. Si chiude qui questa puntata di Tennis in pillole, ringraziamo i nostri ospiti, appuntamento alla prossima puntata.